Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qui con Niccolò Calia, grande prestazione per te che non comparivi su PIV direi da EPT di Tallinn, quindi sì. Decisamente era ora di rincontrarci. Ascolta, innanzitutto dimmi a quanto hai chiuso. Ho chiuso a 79.125 per essere precisi. Quindi, stranamente sopra average rispetto esatto, al mio standard, quindi sopra average. Però è stata dura. Ascolta, raccontami qualcosa di questa giornata che so che è stata burrascosa, no? Sì, ho fatto un po' di alti e bassi, però ecco, non sono mai sceso sotto i 25.000, quello no, ma finalmente dopo tanta fatica essere arrivato a 41.000, due assi che non vedevo dall'ultimo EPT, dove mi erano puntualmente scoppiati con un coppio di due. I due assi, il rilancio e cioè tripetto dove c'era stato un rilancio, io tripetto e mi hanno chiamato due call. Il flop è 6 di fiori, jack di fiori, 3 di quadri. No, 3 di quadri, scusate, 7 di quadri, 6, jack 7. Non è pericoloso, ma ci sono due fiori. Io in continuation metto mezzo posto, ma mi chiama solo un indiano di lingua francese, proprio indiano, e un altro francese folda. Turn 3 di fiori, per cui abbiamo 3 fiori per terra, un 6 di fiori, un jack di fiori, un 3 di quadri, cioè un 3 di fiori al turn, insomma. 6 di fiori, jack di fiori, 7 di quadri, 3 di fiori, ok, ho ricostruito. A quel punto cecco perché è uscito il terzo fiore, dico non vorrei che mi avesse chiamato in draw e avesse chiuso il colore, e lui cecca ugualmente. River 6 di picche, per cui si doppia il 6 al board, io cecco ugualmente perché non ho fatto full ma ho la doppia, quindi se lui avesse avuto la doppia avrei vinto io. Invece lui betta, io chiamo solamente e lui scopre 2-3. Quindi mi aveva chiamato su un flop con 3 overcard e io che avevo rilanciato, ma per fortuna che ho chiudato il pericolo. Sono sceso a 28.000, dopodiché non ho giocato per un bel po', mi ritrovo 2-7 in late position, rilancio 1.100 e mi chiama solo il grande buio, che era un ragazzo venuto da due mani al tavolo, quindi non conosceva le persone, non conosceva me, non giocavo mani quasi mai. Certo, certo. Con 2-7 rilancio, lui mi controrilancia da big blind 2002, quindi un mini race, io faccio semplicemente call, quindi lo posso mettere su una coppia, su asso K, asso donna, asso jack, quello che è. Il flop è K di picche, jack di picche e 7 di picche, quindi 3 carte a picche e io ho settato con i 7. Lui parla subito e betta forte, betta 4.000 e quindi il colore non ce l'ha, c'ha asso di picche e ha preso il K del jack, se avesse avuto colore cercava e aspettava certo. Me. Io faccio solo call, il turn è un mi sembra 6 di quadri, quindi ininfluente, lui betta ancora e quindi io call sperando che non esca la picche o che se esca che si doppi il board con un altro 6, invece lui betta, io chiamo, quindi river 8 di cuori, lui direttamente all-in, a quel punto lui può avere asso di picche col K, io l'ho chiamato e lui ha detto ace jack, ha scoperto asso di picche e jack, neanche ottima lettura, La lettura è stata buona, mi ha picchiato al tavolo, andiamo complimenti noi. Al tavolo e io finalmente sono arrivato certo. A circa 80.000 e poi lì è finita. A 75.000 perché la mano successiva sì. C'eravate voi presenti, la certo, certo. Quella con l'asso in 9 di quadri. No, ma dopo infatti abbiamo postato, comunque no, ottima giornata e dimostrazione che comunque queste strutture premiano veramente anche l'attesa e il gioco. E il gioco rock, chiamiamolo. Allora noi ti facciamo l'in bocca al lupo per il tuo dei due che sarà dopo il derby. Esatto, quindi sapete ti puoi già guardare tipo, non lo dico. Ti puoi guardare il derby in tutta
tranquillità, esatto. E dopodiché tornare ai tavoli rilassato, speriamo che tu non ti lasci tiltare da una partita di calcio. Sono gli ultimi tre PT che con due assi mi buttano fuori, esatto. Questa volta non ci sono riuscito. Quindi ti auguriamo per il D2 innanzitutto due assi che tengano. Volentieri. E poi soprattutto un'ottima giornata e di chiudere veramente bene così come hai fatto oggi. Grazie, un saluto a tutti. Ciao Nicolò. Ciao.